Noi parliamo oggi di Gasparo Scaruffi. Parliamo di Gasparo Scaruffi e parliamo soprattutto dei 500 anni della nascita di Gasparo Scaruffi, perché nacque il 17 maggio del 1519. Quindi era opportuno ricordarlo. Ci siamo addirittura, abbiamo parlato prima, e anche il nostro direttore della Gazzetta ne ha parlato, del Clemente, ora il Clemente, poi Prospero, Sogaris, Bani, detto il Clemente, nacque nel 1516. Di Scaruffi se ne è parlato, ma non si poteva dimenticare il cinquecentenario. Ed eccoci qua. Scaruffi fu un uomo del Cinquecento, quindi fu un ricco banchiere, fu un economista, fu un monetarista, fu in una famiglia di drappieri, di mercanti di stoffe e di seta, però fu anche un umanista, fu anche un appassionato d'arte, fu anche un uomo a tutto tondo, poliedrico, come erano tutti gli uomini grandi del Cinquecento. Non poteva anche Scaruffi dimenticarsi dell'arte, anche perché tra i suoi migliori amici a Reggio c'erano alcuni importanti artisti. Lui era grande amico, ad esempio, proprio di Prospero Clementi. E quindi c'è tutta una storia che lega i due personaggi e che li lega soprattutto attraverso questa interessantissima avventura delle statue fatte da Clemente, che oggi sono finite, come vedremo meglio, e come anticipato da Adli a Modena. Nel 1556 il nostro Prospero Clemente, che non si era ancora accordato con lo Scaruffi, fa arrivare un enorme blocco di marmo da Carrara fino a Reggio Emilia. Il blocco di marmo fa tutto il perdo d'Italia, gira, perché allora girava con le navi, no? Più facilmente, gira tutta attorno all'Italia, Tirreno, Adriatico, arriva fino a Ferrara, poi da Ferrara viene trasportato a Reggio. E a questo punto questo enorme blocco di marmo si trova davanti alla casa del Clemente, a un certo punto naturalmente il Clemente decide di cominciare a fare qualcosa in questo enorme blocco di marmo, si accorda con lo Scaruffi, attorno al 1563 si accordano per mettersi insieme, perché Scaruffi spesso si associava ad artigiani, a mercanti, eccetera, dividendo a metà poi le entrate, per far fare a questi artigiani, a questi mercanti, le opere d'arte o tessili o altro genere, lui lo finanziava e poi attualmente godeva degli introiti di queste cose. In questo caso si accorda con Clemente, dice: facciamo due grandi statue di marmo, una rappresentante Ercole e l'altra rappresentante Marco Emilio Lepido, e poi cercheremo di venderle. Si accordano i due, poi nel 1565, un paio d'anni dopo, il Clemente promette di, sempre in un altro logico, promette di realizzare queste statue entro il 1568. Perché questo? Perché il 1568 è un anno interessante, perché a un certo punto arriva in città Alfonso II d'Este con Barbara d'Austria.